Questa è una biografia Sì. che diciamo è scritta a quattro mani, nel senso di dire che io ho dettato, cioè ho raccontato tutta la mia storia per ore e ore e ore, interminate ore a Dennis Curti e a Patrizia, sua Sì. moglie, e poi loro hanno fatto tutta la stesura dei miei racconti, e poi ci siamo ritrovati, li abbiamo riletti, corretti, aggiunto, tolto e così per 2 anni. Diciamo Per da 2 anni. circa ottobre, durante il primo lockdown, cioè Sì. primo lockdown, l'idea è nata durante il primo lockdown, poi è diventata operativa diciamo a gennaio del 21, quando si è potuto uscire. Tra ottobre e gennaio del 21 ci siamo visti diverse volte. E poi diciamo nel 21 e anche fino a maggio del 22 è stato un grande lavoro di cancella, aggiungi, cancella, togli, fai. Perché poi chiaramente quando fanno queste cose ci sono anche dei tempi di lettura, dei ritmi che la casa editrice legge Certo. e capisce se vanno bene o no. Certo. E poi la cosa bella è che comunque con Dennis si è voluto, ok, raccontare la storia, però alla fine quello che interessa più magari il lettore è la mia progettualità. Quindi Esatto. questo. In effetti, questo è quello che volevo farti anche la domanda, no? Perché io ti ho conosciuto nel 94 più o meno, che eri già un mostro di cultura. 94. Sì, eri giovane, eh? Avevo Cioè, 38 anni. eh sì, eri già, cioè, stracoperta di cultura sulla spalla. Sì, è vero. Cioè, chi ti ha detto di fare questo? Cioè, studiare. Ma di studiare da solo, perché ho capito che, cioè, io rimasi molto folgorato dalle frasi di Calvino nelle lezioni americane quando disse: la fantasia è una marmellata che ho messo su un pane solido per evitare il mole del banale. Cioè, il pane solido è il background della cultura che uno deve avere per poter far sì che il suo sguardo non vede solo con i due occhi suoi e basta, ma vede con gli occhi di tutto il mondo che l'ha preceduto, che siano scultori, fotografi, pittori, registi, insomma, Certo. tutte le varie arti possibili, e poi alla fine cambia il terminale. Un regista usa la cineprese e usa una macchina fotografica, però ho capito da subito che se non avevo un background non andavo da nessuna parte. Certo. E quindi da lì è nata questa mia cosa di studiare, studiare, Ma sopperire, cioè, in diciamo. effetti, cioè, tu eri già ossessionato di studiare. Sì, ero molto ossessionato perché poi anche diciamo che quando facevo ancora l'impresario edile lavorai tanto tempo con Cesare Cassina, che era quello che aveva fondato la Cassina di Salotti, e lui era fissato dal Bauhaus, dal dadaismo, Certo. e disse che ad esempio uno che fa il legname, lui diceva che faceva il legname, il falegname in Brianzolo, e scagnit, che sono le poltrone sempre in Brianzolo, non può non guardare alla storia. Se vuole creare qualcosa di bello, deve guardare alla storia. E quindi io volevo fare fotografie, dovevo guardare alla storia. E poi mi sono accorto che più guardavo, più mi si aprivano dei mondi, le Polaroid manipolate alla Henri Sì, Toulouse-Lautrec, certo. certi collage del tipo Dada, certi inserimenti del Dada, certi movimenti di Marcel Duchamp, Bauhaus. Quindi più mi aprivo, più scoprivo dei mondi, e quindi perché rinunciare a queste cose? Cioè, è Certo, possibile. Quindi sono assolutamente andato avanti a studiare. certo. Certo. Allora, questo è la edizione 18 euro? Sì. Ok. Si trova ovunque, no? Sì, si trova nelle Feltrinelli, in tutte le migliori librerie, di solito nel reparto fotografia, perché lo mettono come reparto fotografico, diciamo. Certo, sì. E quindi c'è cioè, questo qui è un po' grazie anche a Dennis che ha Assolutamente, diciamo rimesso. che il papà di tutto questo è Dennis Curti, cioè senza Dennis Curti questo non esisterebbe. Cioè io e Certo. Dennis siamo amici da tantissimi anni. E lui mi ha seguito in tutto il mio percorso Eh beh, sì, professionale vero. e devo dire che mi ha sempre dato degli ottimi consigli, e quindi questo diciamo che è un po' la ciliegina sulla torta di tutto un percorso fatto anche insieme, Certo. perché abbiamo fatto il progetto in Italia, abbiamo fatto veramente tante tante cose insieme. Abbiamo fatto la mostra Paesaggio Italia, che è stato un altro passaggio importante Certo.
della mia carriera, che proprio nel libro si parla che quando c'è stata l'inaugurazione era il giorno che è morto Basilico, quindi gli abbiamo fatto un omaggio sul muro, abbiamo dedicato la mostra a Basilico. E quindi insomma, Dennis c'è sempre stato, mi ha sempre seguito, ha sempre capito se facevo bene, se facevo male, è sempre stato molto onesto con me, e quindi questa cosa è fondamentale. Comunque, cioè, ti devo dire, è molto piacevole leggere questo libro, molto piacevole, scorrevole, e però va in profondità, perché se vuoi, cioè, uno vuole conoscere te, cioè, questo è una, diciamo, non dico Bibbia, però è molto interessante Sì. perché tocca a dei tasti che non facile capire, comprendere, no? Certo, Sì, in effetti ho assolutamente. detto un po'. Assolutamente, Sì. Watanabe. E poi veramente uno capisce la mia progettualità e quindi capisce di più il mio lavoro e capisce anche come lui deve porsi rispetto alla progettualità. Certo. Ecco, è questa cosa qui che è Eh sì, fondamentale. perché alla fine anche oggi, anche in futuro, ancora di più, cioè perché e tu, cioè no, hai proceduto nel senso la tua progettualità. Cioè, la capacità di progettare qualcosa eri molto avanti. Avanti, perché il fotografo che non pensavano, non avevano progettualità, cioè avevano cioè, questa diciamo, capacità naturale che faceva. Tu invece lo facevi e già come una scultura, cioè, no? Cioè sì, era una diciamo. Il tuo modo di fare, il tuo modo eri già avanti, 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 perché, cioè, parliamoci chiaro, 30 anni fa, cioè, pochi parlavano progetti, progettualità Certo, assolutamente. è diventata una parola, diciamo, abbastanza, l'ultimi anni. Cioè, Certo. tutti parlano progettualità, progettualità, Sì. perché? Cioè, perché non, senza progettualità ormai non si guadagna Ormai da più. nessuna parte, certo. Ormai non si, cioè, non si va da nessuna parte. Ma 30 anni fa, 50 anni fa, chi aveva questa sensibilità lo faceva comunque, però cioè, comunque si viveva. È vero, è vero, è fondamentale. Infatti, tutti i fotografi, oltre che comprare le macchine fotografiche, devono guardare la storia. Per Sì. poi, cioè, io dico, per sintetizzare, dico che i tuoi due occhi rispetto al miliardo, ai 50 miliardi di occhi che ti hanno preceduto, non vanno da, sono due occhi contro 50 miliardi di occhi. 50 miliardi di occhi hanno fatto la storia, quella storia lì tu ce l'hai a disposizione per mangiarla e ritirarla fuori con la tua visione. Un certo questo va. Quindi con i tuoi due occhi, che però mangiano tutti gli occhi che l'hanno preceduto, per far sì che i tuoi occhi sappiano vedere in modo pazzesco, perché sono carichi della vista di tutti gli altri occhi, ecco, Certo. questa cosa qui. Ma senti un po', cioè posso farti, cioè, l'ultima domanda? Sì. Tu proteggi Giorgio? In che senso proteggo Giorgio? Nel senso, cioè perché, allora, Giorgio sta facendo la sua strada, no? Sì. Sua strada e sta facendo bene. Sta facendo bene, no? Certo. E sembra che, e però tu, no? Cioè non te ne freghi niente, non ti interessi, ma invece da papà, secondo me lo stai aiutando, Ma perché certo. altrimenti come si fa Giorgio a fare quello che sta facendo, secondo me? Sì, No? diciamo che sicuramente Giorgio da me ha preso molto e io gli ho spiegato anche un sacco di cose. Poi dopo io lo seguo un po' da lontano, nel senso di dire che non voglio. Non voglio che lui sia troppo vicino a me, perché comunque poi si brucierebbe, no? Deve Certo. camminare con la sua strada. Infatti ho trovato il suo percorso, bianco e nero, le sue cose. Però è ovvio, da, come tutti i padri, sei anche, cioè, Sì. un giovane fotografo, che poi non è più giovane neanche lui, però diciamo ancora giovane, e quindi cerco di spronarlo, di fare. Quando c'è una cosa che non mi piace, glielo dico. Sono abbastanza sincero e quindi, però chiaramente lo proteggo come ogni Sì, padre perfetto. protegge i figli. Stessa cosa posso Beh, dirlo sì, con cioè mia figlia perché secondo gallerista, me stai anche proteggendo bene, nel lei. Sì. senso non stai coccolando, non No, stai abbandonando.
però hai la distanza, certo, una giusta certo. distanza, certo, certo, diciamo, vedo... rispettevole. Sì, sì, rispettevole, sì, sì, sì. Vedo quello che sta facendo sì. e cerco di perché secondo me comunque Giorgio ha un ottimo talento. Porca, cioè, cioè veramente bravo. Bravo. C'era, una volta c'erano i mula, adesso sono i Galimberti. No? Sì, certo. Va bene. Allora, facciamo con calma anche un'intervista, cioè proprio seria. Grazie. No? Però comunque è questo, e comprate, perché è veramente bellissimo il libro. Il mosaico del mondo. Esatto, molto bellissimo. Cioè questo è mio. Bene. Ecco. Grazie Maurizio.